Nome: Andrea. Cognome: Severini. Data di nascita: nato a Roma 2 giugno 73. Professione: regista radiofonico. Le tue passioni: sono appassionato di mobilità sostenibile, di ambiente e di informatica, tutte le tecnologie nuove che ci sono legate ad essa. Le tue priorità nella vita: le mie priorità nella vita sono la mia famiglia e il tempo libero da passare con loro. È una priorità a cui non rinuncerei per nulla al mondo. E poi un valore che ho dentro, che è l'onestà. Per me essere onesti è la prima cosa che una persona dovrebbe avere. Perché sei nel movimento? Sono nel movimento a 5 stelle perché credo che l'intelligenza collettiva è più importante e più funzionale dell'intelligenza singola. Quindi credo che coinvolgendo più persone possibili si riesca a risolvere il problema in maniera diversa e condivisa. Quindi vorrei che i cittadini cominciassero a diventare parte attiva di un cambiamento che ormai è nell'aria. Se dovessi essere eletto consigliere comunale, come svolgeresti il ruolo di portavoce? Svolgerei il ruolo di portavoce come ho sempre fatto fino ad ora, cioè comportandomi da attivista sul territorio, cercando di essere più trasparente possibile con le persone, cercando di condividere il più possibile i problemi che ci saranno dentro al comune, cercando di portare fuori i problemi e le istanze dei cittadini all'interno del comune. Dimmi 3 cose urgenti da risolvere nel comune. Le 3 cose urgenti da risolvere a Roma sono: l'acqua pubblica, c'è stato un referendum e i cittadini stanno ancora aspettando una risposta. Il cemento, basta con le case sfitte e invendute, ce ne abbiamo anche troppe. I rifiuti, è ora che Roma torni ai livelli europei per una gestione corretta dei rifiuti. Non è possibile assistere a discariche su discariche e inceneritori. Noi siamo per la raccolta differenziata porta a porta spinta e una gestione corretta del rifiuto come risorsa. Un pensiero in libertà. Il mio pensiero in libertà va a tutte le persone che stanno guardando questo video, che stanno ferme dietro al televisore, che sono sedute sul divano, che non si interessano della cosa pubblica. Informarsi è un dovere e un diritto di tutti, quindi spegnete la televisione, accendete internet, uscite di casa, parlate col vicino, parlate con le persone dei problemi che avete nel vostro municipio, nella vostra città e nella nostra nazione. Solo informandosi e cercando di fare qualcosa, anche poco, riusciremo a cambiare le cose. Noi ci crediamo, vieni nel movimento anche tu.